Arrabbiato, deluso, contrariato? Come sta Sebastiani? Ma sicuramente deluso, perché prendere gol così insomma fa male, considerando che hai giocato tutta la partita nella loro metà campo. Però queste sono le partite del girone di ritorno, quindi dobbiamo essere bravi a capitalizzare al meglio le occasioni che abbiamo e cercare di purtroppo non lasciare le partite aperte, perché sennò può succedere quello che è successo oggi. Il primo tempo è stato un Pescara sotto ritmo, un Pescara lento, un Pescara anche prevedibile. Beh, è difficile giocare sopra ritmo quando dall'altra parte c'è una squadra che si ferma nella propria metà campo. Gli spazi sono ridotti, quindi il ritmo dove lo metti? Lei aveva detto in settimana il problema del terreno di gioco di Andria, l'aveva detto a Monterossi, poi si lamentò a Viterbo, si è lamentato anche il Catanzaro. Oggi i nostri commenti sulla partita in diretta dicevano che il terreno di gioco era buono, ma il Pescara non riusciva comunque a produrre. Sì, sì, ma oggi il terreno di gioco non c'entra nulla. Infatti noi abbiamo fatto quello che dovevamo, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo giocato, evidentemente il Giuliano ci porta proprio male, perché sempre l'uomo in meno pure all'andata, però nonostante tutto non avevamo rischiato nulla, quindi la delusione è per quello, perché secondo me probabilmente non riusciamo in questo momento a finalizzare tutto quello che produciamo, perché poi davanti alla porta ci arriviamo sempre, palleggiamo molto, probabilmente ci manca qualcosina lì. All'Escano ha detto qualcosa? È che gli vuoi dire, ci può stare un errore, non è quello. Ti devo la rincuorata? No, non l'ho visto, però non è quello il problema. Cioè, io dipendeva da me, se facevo io l'allenatore, nel momento in cui sono rimasto indietro l'avrei sostituito l'Escano, ma non perché l'Escano, perché purtroppo quando giochi in 10 magari là davanti ti serve un giocatore, magari il cuppone di turno, che corre dietro pure i passeri, però è chiaro che il mister l'aveva appena fatto entrare, no, probabilmente non si è sentito di farla. Chiedo l'ultima io, poi una domanda da studio, la mia è Foggia meno 5 che si avvicina, Cerignola resta meno 6, ci sarà lo scontro diretto, è in pericolo il terzo posto? Il terzo posto è chiaro che è in pericolo fino alla fine, perché quando c'hai 5-6 punti è chiaro che è tutto in gioco, però dipende da noi, quindi dobbiamo essere bravi noi a mantenere questa distanza fino alla fine. Studio, il presidente l'auricolare vi ascolta. Fabio Ferraresi. No, presidente, lo sento un po' amareggiato, chiaramente sono d'accordo, perché oggi la partita non è stata fatta benissimo, però quello che volevo dirti, come ho chiesto prima al mister, il fatto di non avere ancora un'identità quasi a marzo su un sistema di gioco, e tu adesso l'hai quasi confermato tra le linee su alcune scelte, al di là che oggi erano scelte poi di sostituzioni, forse qualcosina da rincriminare ce l'ha anche l'allenatore in questo momento, no? Ma oggi abbiamo anche, purtroppo negli ultimi periodi abbiamo avuto anche molte defezioni, perché abbiamo 4-5 giocatori fuori, Kraja che si è fatto male l'altro giorno ne avrà per un pochettino, quindi con tanti giocatori che erano in diffida, per cui se noi guardiamo la partita oggi di Jabouà, che ha fatto comunque anche oggi una bellissima partita, quando si trattava di andare in contrasto probabilmente faceva fatica, perché essendo anche lui mi sembra in diffida, considerando che siamo contati devi stare attento anche a giocare, per cui ci sta in questo momento, però adesso cerchiamo di ricaricare per sabato, per la partita di Cerignola, perché sarà una partita importante, cercando, ripeto, di conservare questo vantaggio che ci servirà alla fine. Chiedo l'ultima io, la salutiamo presidente. Aloy non sta rendendo più, che cosa succede? Ma secondo me è difficile, poi quando non giochi per qualche partita, quando vieni chiamato in causa, è difficile essere sempre all'altezza. C'è chi ci riesce, chi magari quando non gioca ci mette ancora più cazzimma, e chi magari caratterialmente non è così, quindi non bisogna mettere la croce addosso a nessuno. Noi abbiamo 24 giocatori di buon livello, devono essere in grado di fare bene fino alla fine, perché se vogliamo pensare a qualcosa di importante dobbiamo arrivarci bene ai playoff. L'ultima su Kraja, avete fatto gli accertamenti, quanto starà fuori?
Kraja salterà almeno 3 partite.